Intanto, moltissime contraddizioni le ha messe insieme tutte, ecco. Perché succede quando si mette la politica dove in realtà non deve avere titolo se non a valutare e a prendere decisioni, a fare al limite quello che ha detto Draghi quando ha deciso di andare verso le riaperture, no? Cioè, ci siamo assunti un rischio di fronte però a una valutazione della scienza. Perché se lei mette insieme tutto quello che Borghi ha appena detto, una cosa contraddice l'altra. Però Da un io le chiedo, lato, scusi appunto, Sandra Zampa, le chiedo mi preliminarmente dica. se lei ritiene, perché un'osservazione di Borghi, cioè se dal 15 maggio si riapre ai turisti si fa trovare un'Italia ancora con delle chiusure e dovranno quindi sottostare a questo, se è un freno, se significa che si va questa parte, le chiedo, oltre che di la sua valutazione su questo Guardi, è passaporto. stato previsto fin dall'inizio che attorno alla metà di maggio si sarebbe presa una decisione valutando i nuovi dati. Questi dati in questo momento ci confortano molto perché le cose continuano ad essere stabilmente in un trend di decrescita. Occorre però arrivare a valutarli questi dati. Mancano una decina di giorni al momento in cui davvero capiremo se si può andare verso una riapertura più importante, com'è per esempio appunto magari l'attività al chiuso piuttosto che all'aperto o questa ora in più che sembra diciamo l'unico punto su cui continuiamo a confrontarci dentro, peraltro, allo stesso governo, tutti i giorni mettendo in discussione le scelte. Io credo che sia prevedibile che si vada verso riaperture se le cose restano come sono ora, e cioè che il trend di decrescita continua. Tutto ci lascia immaginare che co sia così. Gli scienziati ci dicono questo. Gli scienziati italiani che stanno nel CTS e anche quelli che non stanno nel CTS, occorre però guardarlo alla luce di questi dati. Quindi io credo che quello che dobbiamo fare capire all'estero, che credo che valga più di qualunque altra cosa, è che noi siamo un paese serio. Questo si aspettano di noi, da noi all'estero, anche i turisti. I turisti si devono sentire sicuri. Non è la valutazione se si sta un'ora in più, un'ora in meno, se si può stare dentro, se si può stare fuori. La valutazione che viene fatta è se noi siamo persone in grado di gestire una tremenda vicenda come quella che loro stanno vivendo. Non è affatto vero quello che ha Certo. detto l'onorevole Borghi, e cioè che semmai sono gli altri, a parte che mandare un messaggio così è la cosa più devastante che puoi fare, no? Che siamo noi che abbiamo in casa il problema e quindi ci si aspetterebbe che dall'estero non si venisse. Non capisco bene come si pensa di aiutare il paese dicendo queste cose. La seconda che voglio dire è che tra l'altro gli altri paesi, dalla Germania alla Francia, hanno problemi anche più grandi dei nostri, tant'è vero che in Francia il coprifuoco è molte ore prima che in Italia. Quindi bisogna sapere quello che si dice quando si parla di questo tema. E bisogna fare, come dire, avere quel minimo di umiltà che serve a informarsi bene. Sì, allora. Il messaggio che dobbiamo mandare all'estero è che siamo un paese serio, che ha È che gestito le non cose si sta bene, che sta peggio qui, gestendo dice con lei. Io serietà però vorrei. l'epidemia e che si sta al sicuro. Allora vorrei andare un momento da Vittorio Emanuele Parsi, dobbiamo andare.